Ciao. Ciao, la vita è qualcosa di bello, ti lascia sempre qualcosa di buono e sicuramente non ti fa morire per aghi di merda. Ma quelli sono Trini e Nick. Cosa sta succedendo? Sono stati assaltati dal Timidro. Uno per di più. So che state tramando qualcosa. Li ho visti. Visti prima a Tecnopoli. Qual è il vostro scopo? Qual è? Qual Lascia perdere. Solo perché sei il campione dovrei risponderti? Ah, ma non farmi ridere. L'hai appena fatto. E tu vorresti fermarlo con un Non l'ho mai Kikleon? incantato. Ok, parlerò. Il capo ed altre reclute stanno cercando qualcosa alla Poké Company, ma non so cosa. Io me la svigno. Minchia, ho best cattivo della vita. Io non parlerò. Io non parlo, vai Vai, Kecleon, Kikleon! prima. Ok, scusa. È la stessa cosa di Lady. Devo metterti in riga. Vabbè, o chiamo la polizia. Ma cosa sta succedendo? E vorrei saperlo anch'io. Trini ha scoperto che... Ma che nome di merda è Trini? Ha scoperto che il Team Star trama qualcosa e come avrei capito ora stanno facendo qualcosa da Poké Company. Dobbiamo fermarli, No. andiamo. Ciao Tecnopoli, ti sono mancato? Tu mai nella vita. Cosa sta succedendo là? Non chiedere. Stanno ballando, non vedi? Boiardo, sei tu? Sono Trini, scusa per prima, non ti avevo visto. Ti prego, aiutaci a sconfiggere queste reclute, sono veramente troppe. Ma tu sei il Dov'è che stai campione? parlando? No, ma dov'è che stai parlando? Telepatia. Ah, bello. Ciao Ivan! Non ti vedevo da troppo poco tempo. Pufu. Porca la puttana! Sono riuscito ad ottenere ciò che volevo, uomini ritirata. Ma Purtroppo non sono riuscito ad evitare che accadesse. Ma cazzo, eravamo in due lì! A bloccarla e lui scompare. È un mago, cazzo. ha scavalcato i cestini. Che poi, cazzo, i cestini lì davanti. Insomma, hanno rubato la sfera ro. Che poi noto solamente adesso. Che cazzo è quella riga arancione là? Ma questa qua è l'azienda dei cestini. Perché ovunque mi muovo ci sono i cestini. Che abbiamo qui? Trini, è lui l'allenatore di cui parlavi? Sì, si chiama Boiardo. Viene da Tranquil Valley. Piacere, io sono il presidente di questa azienda. Non mi ero neanche accorto che il Team Star ci... Meno male che avete sistemato tutto. Boiardo, per ringraziarti ti voglio dare questo. È il Poké Tool. Se ne possiamo andare, finalmente libertà! Grimer, peccato che non sia Formalola. Non è radioattivo, tranquillo. Beh, insomma... Non mi piace. Purania! Ehi, hai visto quella staccionata con un singolo spazio per procedere? Non starà mica per avvenire un evento. No. No, affatto. No, Guarda un... ma basta! Sì, ormai ho cominciato anche io un viaggio a tutti gli effetti. Ho due medaglie, vorrei concentrarmi su altre. Ad esempio, qui a Purana, giù mi dice che si può collegare poco. Ma so bene cosa sia, non mi sembra carino, bla bla bla. Sono migliorata, indovina. Ciao. Sono Fottiti. un'allenatrice. Ok, Volbit, però. muori! Vai via. Oh no, ho perso di nuovo. Ma è una combat girl, l'ho visto Sì. solo ora. Devo capire bene cosa fare della mia vita. Sparati! Schifo. Che bello questo gioco! Sì, Mica adesso che ridere, per siamo favore. arrivati in questa città di merda, cosa dovrei fare? Niente. Dove devo Fatto il. andare? È come Mentani allora! Ha tenuto Sì. proprio tutto uguale. Finora non c'è niente di così traumatico, eh? No, aspetta. Circa. So. Salve! C'è qui la tendopoli? Che vuoi? Vorresti passare? Andarmene fuori dai coglioni, tipo. Cosa ne pensi? Lui ha messo. Sì. Il monte Briciola. Com'è imponente, ma vivi. Burrone che è questo P-Sharp! Ah, Caputta! Paco! Paco! l'ho Paco! visto, l'ho visto, l'ho Paco! visto, l'ho visto, l'ho visto. Io credo che la vita, così come ora, Sia una sia merda. completa, no, sia completa dopo la vista di quel third layer che non può esistere su GBA. Come
Comunque, credo che il Monte Bridge là, se non mi ricordo male, sia la grotta di Blurubia. Guarda, ora capisco perché hai preso tutte le hack di B-Sharp insieme invece che prenderle una a una. A parte che sono tutte quante la stessa merda. Ma se, sì. se ti fermassi a guardare ogni singola puttanata, verrebbe fuori un video di almeno 3 ore. Salve. Qui bene o male. Bene o male che B-Sharp c'è. Ma tutto ciò non ha senso perché... Se è cioè imponente, significa che non può essere una briciola, hai capito? È un ossimoro deficiente. È diventato un poeta adesso. Sì. Tante fatti da parte che è arrivato Mega B-Sharp. Ti fa le big terzine tattiche. Sì, sonetti se li mangia a colazione. La 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 la. Ho usato flash. Ho usato flash. Che cazzo è quella scala? Perché c'è quella scala? Perché c'è di nuovo! Alta valle, madafaga! Va bene, va bene. Questa qui è ciclamiboli. Salva Danaio che si trova qua. In questo anfratto. Come del resto tutti i salvadanai si trovano lì, eh. Questa è un'opera d'arte. Questa è un monumentale esempio di game design e storytelling. Questo è Pokémon Avventura Fento Birthright Version. Allora, la pista ciclabile uguale, uguale. Io direi che il percorso 7 ce lo teniamo per la prossima volta, dai. Dunque, dato che a sinistra non si può ancora andare e dobbiamo andare per forza al percorso 7 che abbiamo deciso sarà nel prossimo episodio, noi vi auguriamo un buon Natale e ci vediamo insomma il prossimo anno e probabilmente facciamo un vlog dove vi diciamo i buoni propositi per il canale, tutti i video, tutte le cose che prendiamo per il canale. Facciamo video anche un po' più diversi rispetto ai gameplay. E quindi mangiate tanta polenta, tanto cotechino. Le lenticchie fanno cagare, io non le mangio mai ed è per questo che sono povero. E ciao. Ma devo salutare anch'io. Paco. Non lo so. Esplode. Ok. Ciao ragazzi. Ciao, buone feste dai vostri amicissimi. Ciao.